Il magico potere del silenzio. E sì, oggi, nonostante io voglia parlarti di comunicazione, parlerò del silenzio. E io so benissimo che tu ormai conosci, dell'essere umano il fatto che non comunica solo verbalmente, ma comunica anche con tutto ciò che noi chiamiamo paraverbale, quindi con i toni della voce, con il ritmo, ma comunica anche nel silenzio, con i movimenti del corpo, con le espressioni del viso. E comunichiamo anche con il nostro abbigliamento, con i nostri piccoli comportamenti. Tutto è comunicazione. I colori che scegliamo, i pensieri volanti che facciamo, i motivi per cui ridiamo. Ma oggi voglio parlare del silenzio, perché il silenzio può essere uno splendido tesoro, ma può essere anche un grande atto di violenza. Dipende moltissimo da come viene utilizzato. Il tesoro silenzio è nei momenti in cui c'è una grande empatia fra due o più persone, crea un'intimità profonda, un dialogo vero in cui l'ascolto è di altissimo livello. Ci sono momenti in cui una persona può star male, non c'è niente di meglio che avere a fianco una persona che sa stare in silenzio, che è un silenzio avvolgente, raccolto, di ascolto dell'altro e di totale disponibilità. Parliamo invece del silenzio che diventa una violenza. Il silenzio può essere punitivo. Quante volte una persona non ti dà una risposta, tergiversa, cambia discorso, rimanda e la risposta non arriva mai. Quel tipo di silenzio è un silenzio violento. Ci sono silenzi punitivi dove due persone possono essere entrate in conflitto e ad un certo punto qualcuno decide di tagliare la comunicazione. Nessun messaggio, oggi che abbiamo tanto la comunicazione via WhatsApp, nessun chiarimento, nessuna mail, nulla di nulla. Quello è un tratto di silenzio nella comunicazione che in realtà è dietro a un grande mondo, ma viene utilizzato per punire oppure per manifestare completamente, in maniera anche molto forte, la propria rabbia. Ci sono quei silenzi che molte volte vengono giustificati con il non volevo ferire, cioè quel silenzio che viene utilizzato per non dire delle cose che possono ferire. Intanto sappiamo che utilizzando le parole giuste, i toni giusti, si può dire qualsiasi cosa. Anche questo non voler ferire in realtà molto spesso ferisce. Quindi è importante che tu sappia riconoscere questo tipo di silenzio violenza, laddove dietro nasconde rabbia, una punizione, quando non vuole ferire ma in realtà ferisce. Molte persone mi chiedono come fare, molte persone si interrogano. Io posso darti solo questo consiglio. All'inizio fai domande, comunque chiedi, in maniera delicata e gentile. Dopo un po' lascia il tempo affinché l'altro trovi le sue parole, la possibilità di manifestare una comunicazione. Terzo e ultimo passaggio, lascia andare. Lascia andare, non chiedere più, non distruggere più la tua mente con mille pensieri, facendoti domande alle quali non trovi risposta. Io sono sicura che troverai vicino a te persone che invece hanno davvero piacere di parlare con te e di passare anche momenti di gradevole silenzio insieme. Ciao, a presto!